Ben ritrovati amici di YouTube sul mio canale per un altro appuntamento dedicato al calciomercato. Prima però vi ricordo come fare per seguirmi, è molto semplice, tra l'altro è pure gratuito, quindi non costa nulla. Mettete il like al canale, condividetelo, fate pubblicità, insomma fatelo conoscere a più persone possibili. In alto a destra c'è la campanella, se la attivate vi arrivano le notifiche in tempo reale, quindi potete avere tutti gli aggiornamenti su ciò che viene prodotto e va online, quindi approfittatene. Parliamo di calciomercato oggi, il tema odierno con protagonista la Juventus, la vecchia signora che ha le prese con un restyling societario, perché sì, è arrivato Scanavino, sì, Calvo adesso detiene tutti i poteri, bisognerà capire poi i processi, cosa succederà, in questo momento la posizione di Cherubini è sospesa, ma il futuro incombe e soprattutto il tempo non si può bloccare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Juve deve attuare la propria strategia di mercato e deve prendere un direttore sportivo, deve prendere un nuovo mercato, deve prendere una figura che possa assolvere a questo ruolo, che possa condurre le trattative. Il sogno, possiamo definirlo anche la prima scelta, oggi lo definirei più sogno che prima scelta perché lui è vincolato con un contratto sino al 2024 a un altro club, risponde al nome di Cristiano Giuntoli, il deus ex machina del Napoli tricolore, del Napoli che dopo 33 anni rivincerà lo scudetto, un lavoro clamoroso quello di Giuntoli, che in estate ha venduto giocatori non importanti, importantissimi, sostituendoli con giocatori meno affermati, meno di nome, meno costosi e con ingaggi dimezzati, se non in certi casi anche un terzo, un quarto, un quinto. Un lavoro straordinario, quello che serve alla Juve, che ha il monte ingaggi più elevato della Serie A, che deve abbassare i costi, che deve ridurre le spese, che deve fare un mercato sostenibile, magari sacrificare un pezzo importante, fare cassa e poi prendere dei sostituti. Il Napoli l'ha fatto con Kalidou Koulibaly, ceduto per 40 milioni, è arrivato Kim, costato 20 e che guadagna meno della metà del senegalese. Ha perso Insigne e Mertens, in due guadagnavano 10 milioni netti, sono arrivati Raspadori e Varaschelia che complessivamente arrivano a 3 milioni e mezzo, quindi guadagnano praticamente un terzo. Simeone guadagna come Petagna. Questo è il mercato che deve fare la Juve. Ecco perché Cristiano Giuntoli è la prima scelta. Giuntoli che era stato vicino in passato alla Juve. 2 o 3 anni fa c'erano stati dei contatti, degli abboccamenti, qualcosa anche di, possiamo dire, abbastanza serio. Il progetto era Giuntoli direttore sportivo con Marcello Lippi direttore tecnico. Poi alla fine prevalse l'idea di siluare Fabio Paratici, ovviamente Giuntoli sarebbe arrivato al posto di Paratici, anche se i due sono molto amici, ma puntare sulla promozione interna di Federico Cherubini con Massimiliano Allegri, poi allenatore ma anche allenatore manager con voce in capitolo nelle strategie di mercato. Ecco, Allegri stima molto Giuntoli, una stima ricambiata tra i due che può essere un indizio, ma Giuntoli ha un contratto sino al 2024 con il Napoli. Contratto importante a circa 1,4 milioni più bonus e soprattutto De Laurentiis non è facile che possa liberarlo. È vero che Mantovani e Micheli stanno crescendo molto nelle gerarchie, che potrebbero ereditare in coppia il ruolo di Giuntoli con l'avvocato Chiavelli a condurre le trattative dal punto di vista economico, e quindi Napoli può pensare al dopo Giuntoli e Giuntoli può anche guardarsi intorno. C'è stata qualche sirena dalla Premier League, però in Inghilterra il ruolo del dirigente, del direttore è diverso da come lo intendiamo noi in Italia. La sfida Juve sarebbe molto stimolante, accattivante per una persona come Cristiano Giuntoli, uno che ha fatto la gavetta, uno che è partito dall'eccellenza, uno che ha fatto tutte le categorie, che ha vinto tutti i campionati, che ha vinto i dilettanti, ha vinto la C2 quando c'era la vecchia C2 col Carpi, la C1 finale playoff contro il Lecce, strafavorito al Via del Mare, ammutolendo 20.000 persone, ha vinto e stravinto la Serie B, a Napoli ha fatto grandi cose e adesso si appresta a vincere lo scudetto. Poi vediamo cosa succederà in Europa, ma quella è un'altra storia. Quindi è chiaro che Cristiano Giuntoli alla Juve sarebbe il coronamento di una carriera per lui, fermo restando che a Napoli si trova molto bene e non è detto che voglia lasciare, ma la Juve ci prova, la Juve studia il percorso di Giuntoli e Giuntoli per andare alla Juve comunque deve strutturare il suo staff, perché ovviamente come braccio destro avrebbe il fido Giuseppe Pompilio, ormai braccio destro di Giuntoli dai tempi del Carpi, dopo che Pompilio era direttore del Fano e poi insieme ovviamente hanno fatto tutti questi anni a Napoli, ma serve un'altra figura, che è quella di un responsabile del settore giovanile, che oggi Cristiano Giuntoli dovrebbe andare ad individuare, e anche di un capo scout.
Quindi Giuntoli deve comunque prima costruire il suo staff. Però la Juve ci proverà. Quindi ne sentirete parlare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, da qui all'estate, Giuntoli, Juve, il tentativo, l'assalto della Juve ci sarà. Poi vedremo se De Laurentiis lo blinderà, magari con il rinnovo del contratto, se Giuntoli deciderà di restare a Napoli, se Giuntoli deciderà di andare via, se Giuntoli magari rimarrà a scadenza e poi procrastinerà ogni decisione nel 2024. C'è tempo e modo, ma la Juve su Giuntoli il tentativo lo farà. E poi c'è un altro nome che riguarda il possibile futuro della Juve, ed è un nome che fa sognare i tifosi, che eccita, che gasa il mondo bianconero, che è Alessandro Del Piero, la bandiera, il recordman di gol e di presenze, colui che, per non tradire l'amore della vecchia signora, è sceso anche in Serie B. Insomma, un nome e una figura che non lascia indifferenti dalle parti di Torino, sponda bianconera ovviamente. E le ultime due presenze Del Piero allo stadio fanno riflettere. È vero che c'era la sua Academy, è vero, tutto quello che volete, però era presente a Juve Verona, standing ovation, ovazione, si è alzato in piedi per ringraziare, presente a Juve Inter. C'è la sensazione, e qualche segnale arriva, che Alessandro Del Piero, dopo il buon ritiro di questi anni a Los Angeles, stia valutando davvero la possibilità di tornare a vivere a Torino, ovviamente, e di tornare magari non più a fare l'opinionista Sky, come ha fatto in questi anni, lautamente pagato e con ottimi risultati negli ultimi anni, ma tornare all'amata Juve, dalla porta principale. Ecco, questo è lo step decisivo per il ritorno di Del Piero. Del Piero vuole tornare, ma dalla porta principale. Non vuole fare quello che taglia i nastri di inaugurazioni, non vuole fare quello che inaugura i centri commerciali, non vuole fare quello che viene sventolato come bandiera per i tifosi, ma non conta nulla, come è capitato al suo amico Francesco Totti alla Roma, come in parte un po' capita a Davide Zanetti all'Inter, che comunque non ha un ruolo apicale nelle stanze dei bottoni, come è accaduto a Giancarlo Antonioni alla Fiorentina. Vuole essere protagonista, Del Piero, vuole un ruolo alla Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica, vuole essere lui ad avere voce in capitolo sul mercato, magari a scegliere i giocatori, magari a fare le trattative, insomma, vuole pesare e contare. Ecco, allora Giuntoli, Del Piero, la convivenza, sinceramente oggi la vedrei complicata e difficile. Quindi, tentativo per Giuntoli sì, però attenzione anche alla carta Alessandro Del Piero, che è una carta che magari si concilierebbe nel caso in cui magari fosse assolto, comunque fosse, ci fosse una squalifica breve per Federico Cherubini, quindi darebbe sostegno a Cherubini, sarebbe una figura forte, al fianco di Cherubini potrebbe imparare il mestiere, comunque appropinquarsi verso questa nuova professione che non ha mai fatto, un po' come accadde con Maldini, che il primo anno ebbe come tutor, diciamo, Leonardo, il secondo anno si interfacciò con Boban e poi dal terzo anno è stato in prima persona responsabile in toto delle dinamiche milaniste di mercato. Ecco, potrebbe esserci una storia molto simile per Alessandro Del Piero. Giuntoli, Del Piero insieme, sinceramente la convivenza la vedo complessa per i ruoli, perché Del Piero vuole un ruolo operativo, ma sicuramente uno dei due può rispondere all'identikit del dirigente forte della Juve targata 2023-2024. Ne riparleremo, perché comunque la Juve in società, al di là di quello che accadrà fuori dal campo, penalizzazioni sì, penalizzazioni no, aumento di punti di penalizzazione, restituzione dei punti, quello lo scopriremo, ma sicuramente a livello dirigenziale qualcosa deve fare per completare il rimpasto che ha avviato nelle scorse settimane. Grazie per avermi seguito, mettete like al video, condividete, lasciate i vostri commenti, mi fa piacere avere i vostri feedback, le vostre opinioni, anche qualche critica laddove sia moderata e giustificata, insomma, con educazione, può essere sempre uno spunto per fare meglio e migliorarsi. Che dire? Alla prossima, ciao a tutti!